Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Grazie all'aggiornamento recente è stato possibile scaricare la lettera di Oak tramite la funzione dono segreto. Quindi si può finalmente andare a prendere Shaymin senza fare tutti quanti i magheggi che richiedeva il glitch del surfare sul nulla. Andiamo. Questo percorso, per chi non lo sapesse, si trova praticamente qui in alto, dove c'è il quadratino, poi magari ve lo zoomo anche in video. E beh, è facilissimo, una volta battuta la Lega e aver visto 150 Pokémon e aver parlato con il Professor Rowan, possiamo finalmente prendere il percorso che prima era bloccato partendo dalla Lega. Si vede subitissimo qual era la strada bloccata, facciamo tutto quanto il percorso con Risetta e il suo pessimo Arcanine e poi possiamo sbucare qui e andare a fare quello che dobbiamo fare. Io per comodità non combatterò gli allenatori che sono qui, anche perché non ne ho bisogno a dire il vero. E il team che è qui sotto è puramente di riferimento, quindi non sto assolutamente usando tutto il team. Anzi, ho Palkia in squadra e non Dialga. Perché? Boh, mi girava così. Ovviamente se alcuni non posso proprio scansarli, devo affrontarli per forza. Ma spero assolutamente di no. Ora qua c'è un allenatore che si usava per fare il glitch, ma io non lo voglio sfidare perché non mi serve fare alcun glitch. E questo bisogna sfidarlo per forza, a meno che io non vada di qua. Ma non posso, devo sfidarlo per forza. Ovviamente una volta preso Shaymin prendiamo anche la forma cielo. Tanto la Gracidea c'era dalla signorina che si trova a Giardin Fiorito, quindi non è un problema. Destin comune. Ah, qua si trovava addirittura. Ah, a ricordarselo che stava qui. Ma non ci importa. O meglio, se fai un po' di breeding, sì. Io, essendo che ho ricevuto un ditto con Destin comune, ho potuto fare un po' di breeding prima. Infatti quel Dewgong, se avete visto le storie di Instagram tempo fa. Ad ogni modo, eccoci qua. Professor Oak, che dice? Sulla superficie non c'è scritto niente, è lucida come uno specchio. E Risetta voleva infatti vedere questa roccia. Ah, Link, felice di vederti. Andrò dritto al punto, vorrei che esaminassi questa roccia. Hanno trovato qualcosa di simile anche nella regione di Kanto. Non di Hoenn, che c'è una roccia bianca, verde azzupoli. A Kanto non mi pare di aver visto mai niente del genere. Vorrei che mi aiutasse a risolvere il mistero che si c'era dietro a tutto questo. Ho cercato di decifrare le incisioni sulla roccia. Ma si è liscia, ha detto. Pare che permetta agli allenatori che sono maturati nel corso delle loro avventure di esprimere la propria gratitudine. È per questo che ho bisogno del tuo aiuto. Tu hai conosciuto tante persone e innumerevoli Pokémon, hai fatto molte esperienze che ti hanno formato e fatto crescere. Vorrei che mi rispondessi sinceramente. Chi vorresti ringraziare di più? Devo essere sincero, no? I miei soldi, perché mi hanno permesso di comprare il gioco. No, si scherza ovviamente. I Pokémon, ovvio. Chi vuoi ringraziare? Mica il vil denaro. Che non fa la felicità, ma buona parte. Pokémon! Vuoi ringraziare Pokémon? Sei sicuro? Sì, sì. Tranquillo, tranquillo, zio. Tanto anche dici una parola che non si può mettere, tipo una parola con la M. Si tratta lo stesso buona. Ed ecco il piccolo riccio verde. Ma dove scappa? Scappa lui, poverino. E quel Pokémon? Ha qualcosa a che fare con questa roccia? Dove è andato a finire? Vorrei proprio saperlo. Ma qui ora c'è scritto Pokémon. Ha detto che voleva decifrare le incisioni. A parte che tutto quanto fiorito è diventato. Ma voleva... ha detto che c'erano delle incisioni. In realtà non ci sono incisioni. Allora, Via Frangimare è stupenda perché c'è questa musica fantastica, rilassante. Ma è lunga, 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 lunga davvero. Wow. Sembra non finire più, e invece poi finisce. E qui c'è piccolo Shaymin con i fiori che brillano di vita propria. Allora, piccolo Shaymin, non so che livello sia, non ricordo. Però io metterei Palkia davanti, giusto per non shottarlo. Let's go. Ce l'ho le Ultra Ball? No, non ho niente con me, veramente. Non ho nessuna ball.
Ma come questa musica? Normale la musica? Oh, che peccato. È apparso Shaymin. Non ho ball con me. Me ne sono ricordato ora. Non ho niente davvero. Sono 3 Ultra Ball. Livello 30. Ma lo distruggo con qualsiasi cosa. Io ci provo, ma con Palkia qualsiasi cosa gli faccio male. Neanche lei valte hai. Forza antica? Che non dovrebbe fargli molto male? Interessante. Synthesis. E Parasso. Mamma quanta energia se le copro però. Ma sto Shaymin fa paura, oh. È troppo parassiseme toglie. Ehi. Ma... Boh. Di che mi preoccupavo? Shaymin Pokémon Gratitudine, forma terra. Può dissolvere le tossine nell'aria per tramutare all'istante una terra arida in un rigoglioso campo fiorito. Soprannome... No, lo chiamerei Sonic. Siamo a Giardin Fiorito? Parliamo con la signorina? Oh, uno Shaymin! Sei quel Pokémon, dovresti avere anche dei fiori di Gracidea. Io ne ho un sacco, quindi puoi prendere qualcuno. Yeah. Usa? Su Shaymin? Cambia forma? Erba volante. Si addormenta spesso. Attacco e difesa. Ah. Natura un pochino blea. Anche perché Shaymin è più attaccante e speciale. Sembra che abbia una sciarpetta. Ad ogni modo il video termina qui. Questo era come prendere Shaymin e come cambiare la sua forma. In descrizione vi ricordo ovviamente i link sempre per Instagram e Telegram. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.